You got your mother in a war, just not sure if you're a boy or a girl. Attore, cantante, regista e aggiungere io atleta del rock. Tutto questo è Ottaviano Blitch, un rock salutista. Io ti ho visto sul palco e sei molto fisico, ti dai molto. È vero che perdi 2 chili ad ogni concerto? Beh, quasi. Diciamo che la parola fondamentale è quella della idratazione. Il muscolo è comunque composto dal 75% di acqua, quindi senza un certo tipo di idratazione ci sarebbero dei danni seri, il muscolo andrebbe proprio a rimpicciolirsi. La parola d'ordine di tutto è idratazione. Tu come ti idrati? Che cosa bevi? Principalmente acqua, è la fonte di vita e sicuramente il lifting naturale per la pelle. Senza acqua saremmo veramente spacciati. Centrifughe di frutta e anche di verdura. Questo tipo di centrifuga riesce a separare la parte legnosa dalla fibra della frutta. Potassio e magnesio insieme all'acqua, veramente molto importanti. No a bibite zuccherate e gasate, specialmente se queste due hanno dei componenti che sostituiscono lo zucchero. Qual è la tua formula magica per essere un atleta del rock? In inglese si dice no more than 5, no less than 5. Non più di 5, non meno di 5, nel senso che non devono essere più di 5 gli alimenti che devono essere contenuti in un alimento composito. Basta girare la etichetta nutrizionale, guardare i valori e se incominciano a esserci più di 4 o 5 ingredienti all'interno significa che è stato raffinato, che comunque è stato composito e anche privato della parte organolettica. No less than 5, non meno di 5 sono le razioni di frutta e di verdura che andrebbero assunte tutti i giorni, quindi sicuramente un grande, diciamo una parola misurata, abuso di verdure, meno di frutta, ma comunque non meno di 5, molto importante. Come ti prepari ai tuoi concerti? Sicuramente un allenamento aerobico, quindi portare il battito del cuore a sui 140 bpm per fare in modo che il fiato poi sul palco non manchi e non riesci a boccheggiare, ma riesci a regalare comunque uno spettacolo importante da cantante e non certo da ginnasta. Un allenamento anaerobico, quindi di palestra, di sala, dove il fisico riesce ad avere un ottimo impatto proprio per la resistenza. E la terza componente è sicuramente quello più provocatorio, cioè quello di mettersi un bel paio di cuffie, di non ascoltare nessuno, di allenarsi duramente e di avere dei giusti recuperi. Questa sicuramente è la componente migliore perché non ti fa mai deconcentrare. Cosa fai 5 minuti prima di salire sul palco? Questo te lo dico la prossima volta.